Elio, senti, tu sei un addetto ai lavori qua della pesca, mi stavi raccontando di un grosso problema che avete con l'equipaggio delle barche in pratica, che è apparentemente sovradimensionato e potrebbe essere un problema apparentemente di facile soluzione. Mi spieghi un po' meglio? Parliamo delle tabelle di armamento dei motopescherecci. Ormai è da anni che il settore della pesca è in crisi, quindi questo problema qua delle tabelle dei pescherecci che sono sopra fino alle 60 tonnellate hanno il problema di essere imbarcati in 4 persone. Le altre marinerie d'Italia l'hanno già fatto questo problema qua, perché manca proprio le personale e hanno diminuito le tabelle di armamento dei pescherecci, di che da 4 persone obbligatoriamente le hanno portate a 3. Questo problema qua è già venuto fuori, non è da adesso, è da anni che è venuto fuori. L'abbiamo presentato in consiglio comunale, già non questa amministrazione, anche le altre amministrazioni, e non ho mai avuto riscontro di nessuna persona. Mi dicevi, scusa se ti interrompo, che sei andato a parlare in capitanato del porto, esatto, anche con i sindacati. Esatto. Cosa mi stai dicendo? Allora, capitani del porto, loro sono favorevoli a diminuire il tabelle di armamento, però ci vuole anche l'accordo dei sindacati, in più ci vuole anche l'amministrazione comunale, che sia loro, devono fare la riunione di tutti questi personaggi qua e mettersi d'accordo. Mi stavi dicendo anche che ci sono alcune barche che sono addirittura ferme, perché non hanno perché dovrebbero avere l'equipaggio di 4 persone, esatto, ma non trovano la persona che è a bordo, perché in questo momento si guadagna pochissimo e quindi praticamente o sono fermi o devono andare via non in regola, giusto? Esatto. Ed è un problema abbastanza importante questo. Molto importante, perché non è una barca sola, neanche due, ci sono abbastanza barche. In più queste barche qua devono per forza, per essere in regola, imbarcare gente che non viene via. Quindi gli armatori sono anche in crisi, nel senso da pagare i contributi. Quindi devono pagare i contributi a personale che non vengono via. Quindi a tuo avviso basterebbe che ci fosse un tavolo insieme con l'amministrazione comunale, con la capitaneria di porto e i sindacati, e almeno questo problema potrebbe essere risolto in tempi brevi. Esattamente, siccome anche il sindaco ha detto che deve formare un tavolo azzurro, sul tavolo azzurro qua porteremo tutti quanti i problemi che ci sono del fattore della pesca. L'importante è cominciare. Certo. Però io non vedo nessun risultato per ora. Va bene, grazie Elio. Ciao. Senti Aldo. E mi diceva un tuo collega che i pescherecci che sono questa mattina fermi a San Domenico, qua in canale San Domenico, sono fermi per mancanza di personale, in quanto le regole predispongono che dovevate avere un equipaggio di almeno 4 persone. Mi dici qualcosa su questo? Sì, in effetti c'è più di qualcuno che si ferma, non solo in questo periodo, anche durante la stagione di pesca è costretto a fermarsi perché non trova persone per lavorare, e non si capisce perché a Chioggia si è costretti ad essere in 4, mentre in altri porti, in altre marinerie possono uscire anche in 3. Quindi sarebbe una soluzione che vi darebbe un po' di sollievo questa qui, giusto? Sì, in certe situazioni farebbe comodo, perché se no siamo costretti a rimanere fermi col pescoreccio e non poter uscire a lavorare. Ma dal punto di vista della sicurezza cambia qualcosa? 3 persone al posto di 4? Ma non credo che possa cambiare qualcosa, anche perché adesso i pescherecci tutti quanti qualche oggi sono attrezzati per poter uscire tranquillamente 3 persone. Va bene, ti ringrazio, ciao! Mi raccontava prima Elio che i pescherecci che questa mattina sono fermi qua in canale San Domenico sono tutti pescherecci che si trovano in questa situazione di non avere l'equipaggio e quindi di essere obbligati a rimanere all'ormeggio e non possono uscire a pescare, appunto per il problema che devono avere 4 membri di equipaggio ma non riescono a trovarli, perché in questo momento è un problema.